l'ho visto, e disse, questo non è più un paese civile, non è più un paese degno di persone per bene. Svendette tutto quello che era della famiglia e postò tutti i familiari negli Stati Uniti. Da allora impedì che si ricordasse l'origine italiana, impedì che si parlasse italiano, che si mangiasse italiano, che ci fosse qualsiasi legame con il paese di origine. Però nella nostra famiglia è rimasta una sola frase a proposito dell'Italia, e che era quella che diceva sempre il mio bisnonno per giustificare queste, come dire, disposizioni, chiamiamole così, alla famiglia. You don't know how unjust is this country. Tu non sai quanto è ingiusto questo paese. Brunello Di Cunzolo, il dato è tratto, insomma siamo pronti ufficialmente a partire per questa campagna elettorale che si presenta piuttosto attiva e senza esclusione di colpi. Noi penseremo a spiegare la nostra offerta programmatica amministrativa, quindi non ci lasceremo andare in contumelie inutili. La gente ha bisogno di comprendere, ha bisogno di sapere. Ha bisogno di essere informata per poter fare una scelta consapevole. Quindi noi punteremo a far conoscere i problemi e come vogliamo risolverli, con un programma estremamente serio, articolato, innovativo. E poi diciamo, faremo una serie di tavoli con dibattiti puntuali rispetto alle materie che è di nostro interesse trattare, e lo faremo nei bar, perché diciamo, i bar, i tavoli dei bar sono partecipazione, è scambio di idee. Lì i maggiori artisti, i maggiori scrittori hanno trovato ispirazione parlando con la gente e diciamo, scambiando esperienze diverse, comprendendo i problemi degli altri. Noi partiremo da questa condizione per affermare che la partecipazione attiva non è un momento, non è una attrazione pubblicitaria per la campagna elettorale, ma un metodo, uno strumento che porteremo nel salotto comunale nel nostro futuro amministrativo. E, insomma, è facile, no, fare questo paragone rispetto a 5 anni fa, no? A 5 anni fa tu eri un po' il deus ex machina della campagna elettorale di Cecilia Francese, insomma un punto importante di quel percorso che poi ha preso ovviamente strade diverse. Ecco, in questo senso quale sarà la differenza sostanziale? La differenza sostanziale è che noi siamo una vera squadra, noi abbiamo la capacità di essere tutti candidati a sindaco, tutti attacchini per partecipare. Non avremo un sindaco che sarà solo, avremo una figura che tra le altre farà politica su un programma condiviso, un programma straordinario. Ho anticipato già qualcosa presso la tua emittente. Noi punteremo a recuperare sovranità per realizzare un'autonomia di fatto di questo comune che ha risorse e ha capacità economiche, perché noi abbiamo la nostra moneta, e la nostra moneta è la possibilità di attribuire con la leva urbanistica ai beni comuni e quindi al comune valore aggiunto per un'attrattività che realizzerà una esperienza fantastica, strutturale, che porterà il bilancio ad avere entrate ordinarie, costanti, extra tassative. Noi non faremo politiche di debito, noi punteremo alla valorizzazione dei beni comuni per realizzare le micce urbane, e cioè quei meccanismi
di attrazione del mercato mediante il MEF, mediante quindi società che sono indirizzate alla gestione, società pubbliche indirizzate alla gestione dei beni comuni, che faranno la cerniera fra il mercato e quindi gli investitori istituzionali, le imprese sociali e diciamo, la possibilità che si esca dall'equivoco: io posso fare grandi opere, posso fare progetti di trasformazione, la condizione è però comprendere che il bilancio deve essere pianificato per una capacità di sostenibilità sociale delle opere. Dobbiamo uscire dal concetto di una battipaglia che è una colonia interna in un territorio profittevole per gli altri. Con un centrodestra insomma, completamente sfaldato, no? Abbiamo visto che sono frammentati, adesso bisognerà capire, domani arriva anche Salvini, insomma, qual è la geografia politica in questo momento? Ma guarda, noi stiamo offrendo una proposta che troviamo molto attrattiva perché sta avendo molte adesioni. È indiscutibile che diciamo, noi da civici non abbiamo nessuna barriera ideologica, ma vogliamo che gli uomini del fare ritrovino spazi competitivi in una città che ha bisogno di una classe politica all'altezza della dinamicità imprenditoriale che abbiamo, e purtroppo questo è un problema per le filiere istituzionali molte volte, perché l'occupazione territoriale avviene per drenare risorse, e per fare ciò devono asservire le classi di dirigenti. Noi dobbiamo sottrarci da questa logica e perciò parliamo di autonomia e di recupero della sovranità. Questo lo spiegheremo ai bar, nelle piazze. E credo che, già che noi ci rivolgiamo ai semplici, non a quelli che hanno occupato la politica pensando di poter gestire il pacchetto di voti, crediamo che questa proposta sia molto attrattiva per coloro che oggi hanno una maggiore difficoltà, vivono un disagio che non è solo il disagio di famiglie, di disoccupati, ma di imprese che falliscono, di imprenditori che non hanno soluzione ai loro problemi. E noi vogliamo puntare a una città che realizzi questa capacità anche comunale di supportare start-up, partecipazione attiva delle imprese nei processi di sviluppo della città. Perché con le competenze e solo con le competenze che si difende l'autonomia di un territorio. Si difende con le competenze l'autonomia di un territorio perché se c'è una personalità come Brunello che conosce le dinamiche di un'amministrazione comunale, che conosce gli atti, è solo con questa autonomia che si difende Battipaglia ad esempio dall'oltraggio della gestione di rifiuti, è solo con questa competenza che si difende un territorio dalle scelte calate dall'alto. Di chi... una coalizione civica che però ha una componente politica importante, che è quella del nuovo PSI, anzi forse proprio da lì è partita la campagna elettorale di Brunello, supportato poi da altre liste civiche. Insomma, oggi ancora è importante, forse molto più di prima, la presenza politica di un simbolo. La presenza politica di un simbolo fa sì che si vada oltre il concetto della mera civicità e quindi conseguenzialmente si cerca di dare un'apertura che non sia localistica, perché non è pensabile nel 2021, con tutto quello che prevede il recovery plan e quelli che sono i provvedimenti che dovranno essere adottati nel post pandemia, diciamo, questo non consente a nessun comune, per grande o piccolo che sia, di essere isolato e arroccato. Esiste la necessità di colloquiare, esiste la necessità di interfacciarsi e di avere giusti interlocutori anche oltre diciamo, i confini del comune. Come sarà questa campagna elettorale? Guardi, a noi piacerebbe fare una campagna elettorale dove si parli di contenuti e non di persone. E invece purtroppo mi rendo conto e ci rendiamo conto che è esatto, a Battipaglia, come al solito, noi ci caratterizziamo per fare i bastian contrari. Troppi personalismi, troppe lotte intestine,
e nessuna idea di programma. Noi come nuovo PSI abbiamo sposato non la persona di Brunello, ma il programma di Brunello, perché è un programma articolato di cose che si possono fare e non abbiamo parlato né di persone, né di incarichi, né di prebende, né di ricatti e né di creare liste per dar fastidio agli altri. Cerchiamo di accogliere la parte, come dire, la parte non sana, ma la parte silenziosa di questa città, che è quella che poi ci consente di ancora di mantenere un tenore di vita adeguato nella nostra città. L'Italia ha pagato al piano di zona sui 47 euro all'abitante, il comune di Ponte Cagnano poco meno di 35, il comune di Bellizzi poco meno di 25, altri comuni 7 euro, su 12 comuni, pur rappresentando solo il 33% della popolazione, versiamo oltre il 54% della spesa. È arrivato il momento della campagna elettorale di Brunello di Cunzolo, questa sera c'è l'ufficializzazione con tanti amici, tante persone che lo supportano anche da fuori città. Beh, insomma, il supporto di Antonio Nicastro e della sua famiglia è fondamentale per lui, come spesso ha detto. Sì, Maria Rosaria, sai, è doveroso, perché Brunello con la lista Strano Amore richiama un'esperienza nata nel 1994. Brunello insieme a mio padre partorirono un'idea avveniristica e affrontarono una campagna elettorale realmente avvincente contro delle corazzate. Era un periodo storico in cui i partiti chiaramente erano fortissimi e attraevano e attiravano l'attenzione. Loro sono stati quindi i fautori del civismo nella nostra città. È partito da lì. Quello slogan Strano Amore, che cosa c'è dietro quello slogan? Dietro quello slogan c'era il matrimonio fra due persone che di estrazione politica totalmente differente. Mio padre era un missino della prima ora, Brunello invece veniva dalle file del Partito Comunista. E nulla, dalla loro capacità di intesa nacque quel progetto realmente bello. E io ricordo, ero un giovanotto che aveva appena terminato il liceo, ricordo che la stessa città fu presa da questa iniziativa. Brunello di Cunzolo, ecco, io innanzitutto gli sono grato perché avendo scelto di richiamare quello slogan e quindi di riportare quel manifesto, con l'unica differenza che al posto della scritta Valentino c'è la scritta Ritorno al futuro, è chiaro che mi dà innanzitutto tanta commozione. Tu considera che ho perso mio padre da poco e in maniera improvvisa e fin troppo presto. Chiaramente mio padre io l'ho sempre considerato un gigante, un visionario, un eretico, nonostante viaggiasse in binari estremamente, diciamo, garbati, pacati e mai sopra le righe. Non posso quindi che augurare a Bruno tutto il bene. Mi auguro che la città si faccia riprendere da questa iniziativa che, ripeto, avrà senz'altro il merito di riaccendere un po' le attenzioni rispetto alle vicende partitiche che ormai sono usuali, stantie e a volte fanno disinnamorare. Battipaglia si può definire, sotto il profilo della scienza economica, una colonia interna.